A Venezia nessuno sa più dove fosse originariamente la casa del boia. Vi sono alcuni stabili che vengono chiamati con questo nome, la casa del boia, ma nessuno di essi storicamente ha assolto a questo compito. E forse può venirci in aiuto la leggenda, perché una bella leggenda veneziana racconta come in questo luogo, in Calle della Testa, che prende il nome da questa grande testa infissa sul muro di una casa novecentesca, ci fosse la vera casa del boia di Venezia. Secondo la leggenda, la grande testa era affissa a lato della porta della casa del boia e serviva da tragica cassetta delle lettere. Quando una persona era condannata a morte, un messo usciva da Palazzo Ducale e veniva fino a qui per infilare un rotolino di carta nella bocca del testone, indicando quindi al boia il giorno e l'ora successiva della prossima esecuzione. Il luogo invece era sempre quello, fra le due colonne di Piazzetta San Marco.